Non distante da Roma, a Bomarzo, c'è un misterioso parco popolato da mostri. Sono quasi 5 secoli che si trova lì. Quale finalità aveva? Qualcuno sostiene che si tratti di un vero e proprio itinerario iniziatico. Che ne dite di provarlo? È un viaggio lungo 3 puntate. Cominciamo con la prima. Scrive l'Emir Zola, come l'Atlante ariostesco che si era costruito un castello fatato, così nella seconda metà del Cinquecento, vicino Orsini, gentiluomo sdegnoso e sbuffante, creò nella sua tenuta di Bomarzo un labirinto di simboli dove dame e paladini andassero in cerca di ciò che più desideravano e vagassero sino a smarrirsi. Spianate balze e imbrigliati ruscelli, egli popolò il sacro bosco di cerberi e tartarughe, di obelischi e di ninfei, di statue gigantesche e di meraviglie manieristiche, non per semplice magnificenza o bizzarria, ma per testimoniare la sapienza platonica ed ermetica, il cui sigillo, presente dappertutto, era la rosa a 5 petali. Nel cuore della Tuscia, Bomarzo custodisce un parco naturale ricco di sculture che ritraggono divinità, mostri e animali mitologici. Il visitatore viene invitato a compiere al suo interno un vero e proprio percorso iniziatico, un viaggio simbolico per risvegliare il proprio essere. Dovrà affrontare prove precise, raffigurate simbolicamente dai mostri che popolano il parco, che richiamano personaggi della tradizione e dei miti e che rappresentano allegoricamente le paure profonde e le proiezioni interiori dell'essere umano. Ogni singola scultura, una volta affrontata, dona all'iniziato una virtù, una chiave per comprendere e migliorarsi e chissà ascoltare le riconosce come una parte di sé che improvvisamente riscopre. Ciò che ci insegna questo luogo è guardare oltre la semplice apparenza, proiettandosi dentro se stessi per migliorarsi. Molto è stato scritto su quest'opera particolare e sui personaggi che lo popolano, ma il bosco sacro va compreso e vissuto nella sua interezza, come un'unica grande creatura. E soprattutto, cosa più importante, va visitato seguendo le orme di chi ha davvero conoscenze della tradizione, della storia del luogo e dei suoi protagonisti. E l'Emir Zola è uno di questi. Il Sacro Bosco fu ideato dal celebre architetto, pittore e antiquario napoletano Pirro Ligorio e costruito dal principe Pier Francesco Orsini, detto Vicino, signore di Bomarzo dal 1542 al 1585, anno della morte. Vicino nasce nel 1523. Nel 1544 sposa l'amata Giulia Farnese, imparentandosi con il pontefice Paolo III, che lo volle tra i suoi consulenti militari. La sua carriera di condottiero terminò negli anni 50, quando, disgustato dalla vita politica e militare, si ritirò a Bomarzo, dove si circondò di scrittori ed artisti e si dedicò alle discipline alchemiche ed esoteriche. E fu proprio la passione per queste discipline che lo spinse a costruire una dimora filosofale destinata a trasmettere la sua visione della vita e le conoscenze esoteriche attraverso un messaggio simbolico e un percorso iniziatico. La morte dell'adorata consorte Giulia Farnese accelerò la costruzione del parco, alla cui memoria successivamente vennero dedicati non solo l'intera opera, ma anche il tempietto che si trova alla fine del percorso.
Siamo in piena controriforma, quindi per coprire la sua reale natura alchemica e per non destare sospetti, l'opera venne chiamata Villa delle Meraviglie. Attraverso un gioco di richiami alla mitologia e agli enigmi, l'obiettivo del suo creatore era di sorprendere il visitatore conducendolo in un sogno. Ma perché proprio un bosco? Simbolicamente il bosco circoscritto nella sua estensione rappresenta un luogo di raccoglimento e di quieto incontro con esseri e potenze sovrumane, offre protezione ai fuggitivi e vi è una natura dominata e coltivata che non può nuocere. Vicino, poeta, sognatore ed esperto di arti mistiche, ha dato grande importanza all'elemento acqua, il principio ondulatorio che tutto plasma e discioglie, invitando gli ospiti del bosco sacro a contemplarne il suono e il movimento. Venuti meno gli eredi, questo luogo fu dimenticato per circa 400 anni. Nel secondo dopoguerra, il luogo, visitato da alcuni pastori locali con le loro greggi, fu riscoperto e rilevato dalla famiglia Bettini, che si occupò del suo restauro completo. Alcune statue, nel corso del tempo, sono state spostate. Il percorso va fatto seguendo le indicazioni che ne dà la tradizione. Ed è necessario, quando si visitano certi luoghi particolari come questo, soffermarsi su ogni costruzione, su ogni statua ed esercitare i propri sensi a percepire i dettagli e l'emozione che ci dona la singola statua e l'intero complesso che ci ospita e ci veglia dall'alto. Il percorso iniziatico, come ben si può immaginare, non segue il percorso turistico. Molte di queste creature che sono qui hanno più nomi diversi. Poco importa definirle in maniera specifica con la nostra logica. È più importante il messaggio che vogliono affidarci. Questo percorso, oltre alla simbologia, utilizza delle tecniche particolari, tecniche che sono state portate avanti oralmente e che fanno parte della vera tradizione. Sono le tecniche dell'unione e del risveglio di Umberto di Grazia, di cui abbiamo già parlato nel video Il Guardiano dei Mondi. Il punto da cui partire per iniziare questo viaggio è il Tempio. Questa opera venne eretta da vicino alla morte di Giulia Farnese in suo onore. In via teorica dovrebbe essere sepolta proprio qui. Il tempio è chiuso, purtroppo, ma si riescono a intravedere all'interno due targhe dedicate ai coniugi Bettini. La signora Tina Severi Bettini, in particolare, è elogiata per le cure riposte nella sistemazione del giardino. Dire che diede la sua vita per questo luogo non è un eufemismo, in quanto purtroppo durante le attività di ricostituzione del parco una caduta mise prematuramente fine alla sua vita. All'interno sono presenti anche i segni dello zodiaco, disposti secondo il sistema solare e non nell'ordine come siamo abituati a conoscerli. Si desume quindi che chi realizzò questa disposizione aveva conoscenze anche di astrologia e di astronomia. Si incomincia quindi dal tempio, immaginando di attraversarlo e di uscirne in religioso silenzio, consapevoli del passo che stiamo compiendo, decisi a intraprendere un percorso iniziatico senza preconcetti e con la voglia di riscoprirsi migliori, affrontando tutte le prove che si presenteranno. Scendendo la scalinata, incontriamo sulla sinistra il cane a tre teste, il Cerbero. Figura mitologica, viene considerato il guardiano del regno dei morti. Il suo compito è proibire l'ingresso ai vivi e impedire di uscirne. È il mostro ermetico per eccellenza e rappresenta simbolicamente il morso della fatica. Questa creatura è il paradigma dell'intera arte. Ha tre facce con espressioni diverse per richiamare gli elementi della via secca della grande opera alchemica: la materia prima grezza, il mercurio, il cavaliere armato, lo zolfo, e il mediatore, il sale. Il Cerbero, con i suoi tre volti, rappresenta anche la triade del tempo che governa l'uomo: il passato, il presente e il futuro, dove Giove inizia, Nettuno svolge e Plutone chiude. Non vuole intimorire e non vuole fare del male.
Lo si incontra lungo il cammino perché è necessario ricordare che nel percorso iniziatico non possiamo pensare di governare il tempo, i luoghi e gli esseri che compaiono lungo la strada. Si è soli e l'unico sostegno su cui possiamo fare affidamento è il nostro coraggio e la nostra voglia di proseguire il cammino. Il Cerbero ci invita a proseguire con attenzione ed entrare nella nostra più profonda interiorità. Ci spinge ad attraversare un viale presieduto su entrambi i lati da ghiande e pigne. Alle spalle abbiamo Persefone. Si è inconsapevolmente sotto la sua ala protettiva. La incontreremo successivamente. Proseguiamo lungo il viale lentamente, guardando in avanti e facendo scorrere lungo il nostro campo visivo laterale i due simboli, le ghiande e le pigne, fino a raggiungere i due orsi che ci accoglieranno. La pigna, infatti, è segno di abbondanza e di fertilità perché è ricca di semi, richiama il simbolo del fuoco perché tende verso l'alto e rappresenta il simbolo arcaico legato ai gradi iniziatici. La sua forma ricorda un uovo e in alchimia rappresenta l'uovo filosofico in cui nulla può fermare il potere della vita, è la totalità racchiusa in un guscio. La ghianda, frutto della quercia, rappresenta la potenza e l'immortalità. Non a caso i romani credevano avesse proprietà di ringiovanimento. Un recente studio realizzato in Portogallo dalla Scuola Superiore di Biotecnologia dell'Università Cattolica di Porto ha messo in evidenza che la ghianda è ricca di fibre e proteine e che ha un alto potere antiossidante e pare aiuti a combattere malattie come il cancro o l'Alzheimer. Nei frutti delle pigne e delle ghiande, quindi, si concentra la vera forza produttrice vitale. Sono un massimo di tempo in un minimo di spazio. Arrivati alla fine del viale, troviamo due orsi. L'animale araldico della famiglia Orsini, oltre al richiamo alla famiglia Orsini, rappresentano anche le due orse su cui ruotano i cieli, l'orsa minore e l'orsa maggiore. Tra le zampe reggono lo stemma della famiglia Orsini e una rosa. Questo fiore, che ritroviamo anche nello stemma Orsini, è simbolo di dignità regale, completezza, generosità, per il profumo che emana il fiore senza risparmio, e riservatezza, per la presenza di spine che cercano di preservare l'intimità. Nei culti di Dioniso si era soliti coronarsi di rose perché si credeva che esse avessero la virtù di aiutare gli ubriachi a non rivelare i propri segreti. Come è noto, è anche simbolo dell'amore che sopravvive alla morte e alla rinascita. Questo bellissimo fiore è retto dall'orso che al primo cenno di primavera si risveglia dal torpore invernale, esce dalla sua tana per nutrirsi anche di ghiande. Grazie al letargo, la parte profonda di ognuno di noi può compiere il suo viaggio e risvegliarsi pronta per affrontare il vero cammino. Superati i due orsi, siamo attori e spettatori di uno scenario apparentemente inafferrabile. Due leoni al centro della scena, alla loro sinistra l'echidna e alla loro destra la furia alata. Chi sono questi strani personaggi e perché le due imponenti figure femminili pare vogliano attaccare i due leoni che sembrano essere in pericolo? Analizziamole più attentamente. L'echidna, a sinistra, è una donna dal volto e dal corpo seducenti. Dalla vita in giù è pesce, la sua coda è divisa a metà e il pube poggia prepotentemente sulla terra. È il potere del grembo femminile, delle acque che nelle viscere della terra stimolano le germinazioni. Questa donna prende e scambia energia ininterrottamente con l'elemento terra. La furia alata a destra è una figura femminile con due ali, come quelle di un pipistrello e una coda animalesca. Richiama le irruzioni delle tenebre. Sollecita a vedere ciò che pare occulto nella natura come qualcosa di vivo. È la potenza dell'elemento aria. I due leoni centrali, oltre a rappresentare il fuoco, sono i due principi, il maschile e il femminile. Guardano in direzioni opposte, ma sono vicini fino a contatto con i corpi. Abbiamo qui la rappresentazione dell'unione del maschile con il femminile. Uniti, infatti, mantengono l'equilibrio.
Il leone regna senza sforzo, è un essere di grande e controllata energia, associato al sole e utilizzato da sempre come segno regale. Nel regno animale, come sappiamo, incarna pregio e potenza. Sono il simbolo alchemico del corpo e dello spirito. In questo particolare quadro che abbiamo davanti possiamo notare tutti e quattro gli elementi in perfetta simbiosi e scambio sinergico. L'elemento che pare mancare fisicamente è l'acqua, che in realtà è rappresentata dal parco stesso, poiché il rumore dell'acqua è sempre presente ovunque ci muoviamo. Avanzando, incontriamo un masso rovesciato che rivela altorilievi di alcune figure. Questo archetipo di mausoleo è una struttura forse ispirata a una tomba etrusca, probabilmente la tomba della sirena di Sovana, ed è intenzionalmente rappresentato in rovina. Proseguendo e superando quello che è l'attuale ingresso turistico, incontriamo Proteo. Ci accoglie con una bocca spalancata e con i denti dell'arcata superiori ben visibili. Circondato da ali di farfalla che rappresentano la rinascita, sul suo capo ha un castello di forma quadrata. Questa divinità è figlia del dio del mare, Poseidone, ha il dono della profezia ed è capace di mutarsi in qualunque cosa. Nell'arcata inferiore della sua bocca mancano i denti ed è un chiaro invito ad entrare. Occorre onestà e trasparenza con se stessi per continuare il viaggio iniziatico. È un chiaro messaggio a completare la conoscenza di se stessi per conoscere i misteri dell'universo. E qui si conclude la prima parte del nostro viaggio iniziatico. Lo riprenderemo nel prossimo video. Ciao, ti sei ricordato di ordinare il mio regalo? Affrettati a cliccare qui sotto e a ricevere nello spazio di poco tempo il libro e gli altri bonus. Ricordati che le copie disponibili finiscono presto e probabilmente questa operazione non sarà riproposta che forse il prossimo anno. Ma mi chiederai, ma quanto costa? Niente, devi soltanto pagare le spese di spedizione. Però devi affrettarti, perché questo regalo è disponibile soltanto per i primi 100 che ne faranno richiesta. Questa è una delle cose che non puoi assolutamente perdere, mancare, te lo garantisco io, Alberto Lori. Ciao, ci vediamo presto!